elemosina. Grande momento di preghiera ieri sera a Porto Empedocle per venerare le reliquie di Santa Chiara, la religiosa italiana che rinunciò alla vita agiata che la sua famiglia le proponeva per dedicarsi a Dio, avvicinandosi alle attività di preghiera che conducevano San Francesco e i frati all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli. A sottolineare la sua condizione di penitente, San Francesco le tagliò i capelli, le diede una tunica e la fece entrare nel monastero benedettino di San Paolo delle Badesse, fondatrice delle monache clarisse, oggi la protettrice delle telecomunicazioni. E ieri sera, durante la celebrazione della solenne messa presieduta da Monsignor Pietro Calogero Monca, si è messo in evidenza il suo esempio di santità. Nei prossimi giorni numerose scuole faranno visita nella chiesa madre della città per venerarne le reliquie e numerose saranno anche le celebrazioni che coinvolgeranno l'intera comunità ecclesiale della città marinara e non solo.